Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Secondo i dati del Ministero della Salute, i nuovi casi Covid oggi in Italia sono 20.884 a fronte di 358.884 tamponi. I decessi registrati sono invece 347. Il tasso di positività quindi risale al 5,8%. Aumentano anche di 193 i ricoverati nei reparti ordinari, di 84 quelli in terapia intensiva, ovviamente sempre su base nazionale. I numeri dei nuovi contagiati quindi crescono in tutta Italia, complice soprattutto la pericolosa variante inglese, e i colori delle diverse zone d'Italia potrebbero mutare di ora in ora. Per questo Guido Bertolaso, consulente del Presidente della Regione Lombardia per il piano vaccinale, teme che tutta l'Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, dichiara è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per noi più che per gli altri. E Bertolaso aggiunge è fuori discussione che bisogna vaccinarsi. Si può fare molto di più rispetto a quello che stiamo già facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles e battere i pugni. Se gli specializzandi non vorranno volontariamente offrirsi per aiutare nella somministrazione del vaccino anti-Covid, Guido Bertolaso intende ricorrere anche alla precettazione, perché per il consulente della campagna vaccinale della Lombardia aderire è un obbligo e se non lo si vuole rispettare volontariamente lo si rispetta con le leggi proprie dello Stato. Nel frattempo, dalla prossima settimana iniziamo a testare chi entra in Sardegna. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione Christian Solinas, intervenendo sul passaggio dell'isola in zona bianca. Da lunedì a chi sbarca chiediamo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi subito a un test rapido. Se il risultato è di negatività si accede tranquillamente nell'isola, in caso di positività invece scattano i protocolli previsti. Solinas ha spiegato di voler agire in questo modo per difendere ancora una volta la salute pubblica. Il presidente Mario Draghi ha firmato ieri il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione di contagio Covid-19. Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma fino al 27 marzo il divieto già in vigore di spostarsi tra le regioni o le province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o ovviamente necessità. Una sintesi delle principali novità e delle misure confermate. Nelle zone bianche si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anticontagio generale, quindi lavaggio delle mani, distanziamento e mascherine con i protocolli di settore. Dal 6 marzo si prevede nelle zone rosse la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e le elementari. Resta però garantita la possibilità di svolgere le attività in presenza per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Parliamo anche delle zone arancioni e gialle. I presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica. Restano chiuse palestre, piscine e impianti sciistici. In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Nelle zone rosse saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. È stato anche istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della Salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto Superiore della Sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie del Comitato Tecnico Scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione e aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche e soprattutto delle nuove varianti. Secondo i dati diramati dall'unità di crisi della Regione Campania, i positivi del giorno sono 2.635, di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi, 2.113 asintomatici e 168 sintomatici. Sono stati effettuati 26.533 test. I deceduti sono 40, di cui 15 nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, mentre i guariti salgono a 628. Per quanto riguarda il report dei posti letto su base regionale, sono 656 quelli disponibili in terapia intensiva, occupati 137, 3.160 i posti letto di degenza disponibili, occupati 1.356.
A margine di questi contagi, la Campania quindi corre il rischio di diventare zona rossa a causa dell'incremento e per la pressione degli ospedali. A preoccupare infatti sono i ritardi nelle vaccinazioni e l'arrivo delle varianti, in particolare quella inglese, che sembra maggiormente contagiosa. Non resta che attendere quindi l'8 marzo per capire quali saranno i provvedimenti successivi. A tal riguardo il presidente De Luca è intervenuto durante gli stati generali del turismo di Sorrento, parlando però di investimenti effettuati dalla regione. Ascoltiamo. Abbiamo problemi grandi da affrontare. Devo dire che per quello che ci riguarda come regione Campania abbiamo, nell'anno che è alle nostre spalle, affrontato intanto la primissima emergenza. Abbiamo investito risorse importanti, 30 milioni di euro, per dare un'integrazione al reddito ai lavoratori stagionali del turismo per 4 mesi, 23 milioni, un bonus alle imprese del comparto turistico, 1.000 euro di bonus agli accompagnatori, alle guide turistiche e così via. Abbiamo cercato di dare una mano a un settore che è stato duramente colpito. Oggi stiamo preparando, entrerà in vigore a breve, il codice unico delle strutture ricettive per contrastare i fenomeni di abusivismo che abbiamo nel comparto. Stiamo lavorando a mettere in piedi tutta una serie di eventi che ci consentano di attrarre turismo, se ci saranno ovviamente le condizioni minime indispensabili. Ora, noi abbiamo conosciuto negli anni passati una crisi pesante sul piano nazionale. Abbiamo avuto nella nostra regione respiro determinato in larga misura dalle situazioni di crisi nell'area medio orientale, per cui molti flussi turistici si sono orientati sulla Campania, su Napoli, ne abbiamo beneficiato. Abbiamo avuto un beneficio anche da un evento importante che abbiamo voluto come Regione Campania, cioè le Universiadi. È stato anche questo un evento che ci ha aiutato a rilanciare la nostra immagine e a superare tanti stereotipi che riguardano il Sud, riguardano in modo particolare la nostra regione. Oggi abbiamo le emergenze principali che sono davanti a noi. Quella sanitaria e quella che riguarda la necessità di un rilancio di investimenti. A Somma Vesuviana il tasso di positività ha superato già il 23% e ieri si è proceduto alle operazioni di sanificazione degli uffici comunali. Il sindaco Salvatore di Somma si è detto molto preoccupato dall'andamento sempre maggiore della curva di contagio sul suo territorio, che rischia la zona rossa con un rischio altissimo di contagio. A tal proposito ascoltiamo le sue parole. Ho sanificato gli uffici del comune sia qui in piazza che a San Giovanni de Mare. Per questo motivo saranno chiusi tutta la giornata ed è vietato l'accesso all'interno del comune. Inoltre vorrei ricordare che sono ormai 3-4 giorni che la curva dei contagi sta salendo vertiginosamente e purtroppo, ahimè, ai noi stamattina la curva è arrivata al 23%. Questo significa che il virus sta correndo vertiginosamente e ci saranno sicuramente dei problemi. Invito la popolazione a rimanere a casa e a non fare più assembramento. Corriamo il rischio di farci Pasqua sicuramente chiusi in casa senza avere la possibilità nemmeno di mettere la testa fuori. E siamo proprio a Somma Vesuviana questa volta per raccontare una bella storia, ma anche diversa dal solito. Nonostante fossero destinati allo smaltimento, l'associazione Cani di Somma trasforma tubature e metroresina di dispenser di cibo e acqua per cani randagi. C'è l'aspetto ecologico, in quanto si dimostra come si possa dar vita a un rifiuto, ma anche quello civile, in quanto si tolgono le ciotole, e anche l'aspetto sociale, perché si ha il coinvolgimento del volontariato. Ascoltiamo proprio le voci dei protagonisti. L'approvazione del nuovo regolamento per la tutela degli animali abbiamo dato vita a una svolta per Somma Vesuviana, una svolta in termini di civiltà, e questo, diciamo così, è il segno di questo cambiamento. Questi dispenser praticamente daranno una nuova mentalità, speriamo che daranno una nuova mentalità
a tutti i cittadini di Somma, una pacifica convivenza tra animali e persone, una svolta ecologica perché attraverso materiale riciclato noi riusciamo a dare vita a quello che una volta era un rifiuto e a darne un'utilità anche civile per il paese, quindi eliminiamo ciotole, ciotoline e diamo la possibilità a chi già ha un animo sensibile e quindi convive pacificamente con gli animali di Somma di continuare a fare quello che stava facendo, dando da mangiare gli animali. Grande la sensibilità del comando dei vigili. Grande è la grande collaborazione del comando dei vigili che mi hanno supportato e mi supportano in ogni iniziativa a tutela degli animali. A breve ci sarà la manifestazione di interesse per la nomina del garante, che presenta un ulteriore passo avanti proprio per questa strada che abbiamo intrapreso in questa amministrazione, cioè quella del rispetto e della pacifica convivenza tra l'uomo e l'animale. Questi dispensari sono stati fatti per permettere ai randaggi che girano per il paese di avere un punto di appoggio per poter nutrirsi. Un cane ben nutrito e anche un cane sano. Verranno messi in punti dove già ci sono, purtroppo la popolazione mette ciotole, quindi abbiamo preferito togliere queste ciotole in giro e mettere questi dispenser anche per un'immagine diversa di pulizia e di igiene verso tutta la comunità. Come sono fatti? Cioè praticamente sono è un riciclo anche, sì, no? Sì, un riciclo, sì, giusto. C'è un aspetto ecologico. Cioè, sì. Gli aspetti ecologici erano tutte tubature, erano destinate alla discarica, sono stati presi, rimessi un po', ripresi e assemblati nel modo giusto per permettere di trasformarli in questi dispenser. È una spesa proprio irrisoria, ma speriamo che l'utilizzo sia ben accetto da tutti. Parliamo ancora di Covid. L'ASL di Caserta ha reso noti i dati relativi alla provincia. I casi di contagio oggi aggiornati alle ore 15 con tutti i numeri relativi alla provincia, alla città casertana. Su 3.055 tamponi processati sono 305 nuovi positivi giornalieri registrati. Nelle ultime 24 ore si contano altri 4 decessi, 780 in totale, ma anche 129 guariti. I positivi attuali salgono quindi a 4.542 in tutta la provincia. La percentuale di positività al 10%, in calo rispetto a 24 ore fa, quando si registrava il 10,9%, ma la curva del contagio resta alta rispetto ai giorni scorsi. Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, ha parlato della situazione contagio su tutto il territorio. Ascoltiamolo nel suo messaggio alla popolazione. Che ci troviamo in una situazione di doppio superamento, ma in tutte e tre le settimane, anche i dati che sono arrivati ieri sera rispetto alla settimana che va fra il 22 e il 28 febbraio, sono dei dati che prevedono un leggerissimo superamento. L'indice di incidenza della regione Campania è di 227,81. L'incidenza di Santa Maria Capua Vetere è di 228,01, quindi neanche mezzo punto in più. Così come per la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni, la media regionale è dell'11,23%, la media di Santa Maria Capua Vetere è il 13,38%. Che cosa significa? Siamo stati chiari su questo già dal 15 febbraio, che in questi casi va verificato se ci sono delle situazioni di criticità. E così noi adottammo la misura che sapete di verificare plesso per plesso nelle scuole laddove ci fossero più casi di contagio, 3, 4, 5 casi di contagio o più di 3 classi in quarantena, andando a emettere l'ordinanza che prevedeva la chiusura dei singoli plessi. Ora, questa tematica delle scuole naturalmente è superata dall'ordinanza De Luca, quindi questo inserimento in questo elenco fatto dall'ASL prevede soltanto che i sindaci debbano valutare eventuali misure. La zona rossa è una decisione che viene presa dalla Regione Campania, laddove in un territorio si crea una situazione di particolare criticità rispetto al contagio. Non siamo in questa situazione a Santa Maria Capua Vetere.
Nuovo provvedimento adottato a Grazzanese dal sindaco Enrico Pretella. Questo è il messaggio del primo cittadino. Cari concittadini, visto l'incremento dei casi registrati a Grazzanese, la comunicazione delle ASL con l'inserimento del nostro comune a rischio alto in fascia rossa e i rischi legati alle varianti Covid-19, si è reso necessario adottare urgenti misure per contenere questo contagio. Vi prego vivamente, per la salvaguardia di tutti, in particolar modo delle fasce più esposte a rischio, di adottare comportamenti responsabili. Fino al 9 marzo quindi è sospesa la fiera settimanale del mercoledì, eccetto generi alimentari, la chiusura dei cimiteri comunali, la chiusura ordinaria al pubblico degli uffici comunali, tranne l'accesso consentito per urgenze e previo appuntamento. È fatto divieto di stazionare in strade e piazze di ogni genere, slarghi anche di natura non pubblica. Le attività commerciali dovranno evitare nelle aree pertinenziali stazionamenti di persone oltre il numero di 3 persone nel raggio di 20 metri dalla porta d'ingresso delle attività. È fatto divieto di circolazione con monopattini, bici e moto di ogni genere. La circolazione a piedi ai minori è consentita solo se sono accompagnati da uno o da entrambi i genitori. Infine è fatto divieto di organizzare cene e pranzi in abitazioni private con il coinvolgimento di amici e parenti estranei al nucleo familiare. Concludiamo come di consueto anche con lo sport Serie C, Girone C, quindi parliamo di Casertana. Prova maiuscola e di gran carattere per i falchetti che nel match delle 15 superano con un sonoro poker al pinto la Virtus Francavilla. Mattatore della gara l'attaccante Cuppone con una tripletta tutta nel primo tempo, intervallata al 40° da rigore realizzato da Turchetta. Pochissimi rischi corsi da parte dei falchetti, che vincono lo scontro salvezza e si lanciano definitivamente in classifica, entrando di diritto in zona playoff al 9° posto in attesa delle gare della sera. Scelte mirate di mister Guidi, che getta nella mischia Matese rientrante del grosso, confermando Cuppone, Rosso e Turchetta in attacco. Dopo una rapida fase di studio i falchetti passano subito in vantaggio al 9° minuto con una bellissima azione. Tacco in area piccola di Matese, che smarca proprio Cuppone tra le linee e supera l'estremo difensore avversario. Il raddoppio arriva già al 30°, ancora con l'attaccante rossoblu, al 40° il tris con il rigore realizzato da Turchetta. Ancora Cuppone però allo scadere di tempo fa hat-trick e porta il pallone a casa con la tripletta personale e il definitivo poker. Poche emozioni invece nella ripresa, con la consueta girandola di sostituzioni da ambo le parti. Per i falchetti in campo Pacilli, De Sarlo, Rillo, Longo, Varesanovic, per una gara ben gestita fino ai minuti finali. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata alle 21.30, un nuovo appuntamento di Focus Sanità. Invece appuntamento a domani mattina, come di consueto, ore 6.55 per la rassegna stampa live di Teleprima. Buona serata.